subito, questo nuovo video è ispirato a Taylor Swift, al video di Shake It Off. Io mi sono ispirata al look della ballerina di danza classica ed è in collaborazione con Giada, che ha preso ispirazione da un altro dei tanti look di questo video, e troverete la foto che vi porta al suo tutorial come sempre alla fine del mio. Ho iniziato subito con la base, quindi il primer, che è il bio primer di Neve Cosmetics, seguito dal fondotinta, dal correttore, che è il nascondino, e passo poi al primer occhi, che è l'I Love Stage di Essence, e riempio le sopracciglia sempre con il duo di ombretti di Essence per le sopracciglia. Uso poi un'ulteriore base ed è lo Jumbo Eye Pencil nella colorazione Milk dell'NYX, che stendo sulla palpebra mobile e come punto luce anche sotto l'arcata sopraccigliare. Mi aiuto poi con un pennello a lingua di gatto per andare a sfumare, ad amalgamare bene sulla palpebra questo matitone piuttosto cremoso. Sleek, questa qui è un'edizione limitata della Shangri-La Collection, e inizio col bianco gesso che stendo appunto negli stessi punti in cui avevo, insomma, per andare a fissare il matitone, in poche parole. Passo a questa palettina della Makeup Academy, la Winter Forest, è nuovissima e bellissima, e inizio con questi due grigi. Il primo è il grigio ghiaccio, che stendo su tutta la piega dell'occhio. Passo poi al grigio topo, con cui comincio ad essere più precisa, realizzando quindi una cut crease che va ad allungarsi alla parte più esterna, nella parte più esterna. Con lo stesso colore, quindi sempre col grigio topo, sentirete dei rumori di sottofondo, ma oggi qui c'è il caos e se non faccio così non registrerò mai questo video, questo audio. E quindi lo stesso ombretto lo vado ad applicare anche all'attaccatura delle ciglia inferiori, realizzando una codina finale sempre all'angolo esterno, che va quindi poi a richiamare, a diventare parallela con quella che sarà dell'eyeliner che andremo a realizzare dopo. Dalla stessa palette passo poi al color antracite, quindi un grigio ancora più scuro, quasi nero, e con un pennellino da precisione vado sempre nella piega dell'occhio per andare ad individuare il punto più, più profondo, ecco, quello che deve essere più marcato, e vado poi a sfumare con un pennello piuttosto ampio ed ecco che è arrivato finalmente il momento dell'eyeliner, che è sicuramente un po' quello più difficile perché deve essere molto preciso, deve avere una bella codina visibile che va a congiungersi con la cut crease e la linea non deve essere troppo esagerata. Lo Jumbo Eye Pencil Milk lo vado a stendere anche nella rima interna dell'occhio. Applico delle ciglia finte perché Taylor Swift le indossa e passo al contouring del viso, quindi sugli zigomi, la fronte, il naso. Fisso tutta la base andando a picchiettare la cipria in polvere libera di COST, ormai è la mia preferita del momento, lo sapete, e creo dei punti luce con questo illuminante della Makeup Academy nella colorazione Iridescent Gold, meraviglioso, quello nuovo, lo applico sugli zigomi, naso, arco di cupido, mento, fronte. E poi decido di metterne un po' anche all'angolo interno dell'occhio, perché secondo me ci stava un punto luce. Passiamo alle labbra. E questa qui è una matita labbra di Wycon, se non sbaglio la 01, nella colorazione rosa, ed è proprio un color nude meraviglioso. Vado a tracciare i contorni e a riempire le labbra e poi stendo sopra questo lip gloss totalmente matte di Essence, non mi ricordo, cioè ricordo che si chiama Velvet Rose ma non ricordo il nome esatto della linea. Ah, Stay Matte, ecco. E poi mascara sulle sopracciglia e Love Extreme, certo il mascara sulle sopracciglia, come no, sulle ciglia, per andare a nascondere le mie ciglia tra quelle finte. Questo è il look terminato, io spero davvero che vi piaccia, ricordate di andare a guardare il look invece che ha realizzato Giada, vi mando un bacio, anche Charlie vi saluta e ci vediamo alla prossima, ciao!